Regione Toscana, il Consiglio regionale. Il piano regionale di sviluppo della Regione Toscana 2021-2025 è stato approvato dal Consiglio regionale con 23 voti a favore, Partito Democratico e Italia Viva, e 15 contrari dei gruppi di opposizione. Come indicato dal gruppo di maggioranza del Partito Democratico, si tratta dell'atto di programmazione più importante di questa legislatura e si propone di agganciare la ripresa del territorio regionale ponendo al centro l'innovazione, il lavoro, i territori e la sostenibilità. Sono 15 gli obiettivi strategici e 29 i progetti per un coinvolgimento di oltre 9 miliardi di euro di risorse, con il 41,3% della spesa dedicata agli investimenti. Nel PRS entrano per la prima volta gli enti strumentali e gli organismi in-house della regione e viene definito il concetto di Toscana diffusa. Contento di come il piano regionale di sviluppo ha vissuto il suo dibattito, il confronto anche con accettazioni di emendamenti da parte della maggioranza, di quello che sono emendamenti dell'opposizione e di un esito che rimane un punto di riferimento per a metà legislatura il proseguio di questa legislatura regionale. Piano regionale di sviluppo possiamo dire innanzitutto che è il piano regionale di sviluppo della Toscana diffusa, perché viene codificato il concetto della Toscana diffusa intesa come somma delle aree interne da un punto di vista normativo e delle aree montane, ma contemporaneamente con tutte le gradazioni che queste hanno. E questa codificazione servirà per impostare progetti, acquisire finanziamenti a questi progetti, creare associazioni fra comuni che possano valorizzare aree come il Casentino, la Lunigiana, la Garfagnana, la Maremma, la Valdichiana, che possono avere un livello di omogeneità su progetti che va oltre quello che è il livello delle province o quello che è il livello, diciamo, di ambiti che vengono istituzionalmente richiamati. La Toscana diffusa significa servizi, significa infrastrutture, significa supporto ai comuni anche con agevolazioni alle persone che andranno a viverci. Secondo luogo, infrastrutture, modernizzazione e innovazione. E devo dire che è proprio bello che venga approvato il piano regionale di sviluppo nel giorno in cui una storica infrastruttura fondamentale, non solo per la Toscana ma anche per l'Italia, va alla concreta operatività. Stamani avere la Fresa che dal nome Iris penetra nel terreno di Firenze per il tunnel di 7 chilometri che ci darà il passante di alta velocità, in qualche modo il simbolo di un lavoro che stiamo facendo, non solo sulle grandi opere come l'autostrada e la terza corsia, ma anche su quello che è il contesto delle strade regionali con un grande impegno della Regione. Sì, un sostegno forte di Italia Viva a un documento di programmazione regionale più importante, una nostra battaglia vinta, quella di fare in modo che nelle aree rurali possano arrivare gran parte dei prossimi finanziamenti comunitari, ripartire in maniera equa in tutta la Toscana le risorse comunitarie, che sono quelle che poi determineranno linee di sviluppo, per noi è un elemento importante, un piano regionale di sviluppo che investe sulle infrastrutture, che conferma la centralità dell'aeroporto di Firenze, interventi importanti sulla Tirrenica, sulle arterie di miglioramento infrastrutturale, un piano regionale di sviluppo che punta sul lavoro, punta sull'economia diffusa, che fa delle aree interne anche un elemento importante di novità assoluta dentro il quadro della programmazione, e soprattutto i nostri emendamenti che sono stati approvati ne fanno parte in maniera integrante, la ripartizione equa delle risorse comunitarie rispetto a quelle del PNRR, ma allo stesso modo la possibilità di fare finanziare interventi per esempio per la sanità privata affiancando quella pubblica con interventi di miglioramento degli elementi informatici e non solo tecnologici delle strutture e miglioramenti rispetto alla proposta, ai servizi e alle esigenze che i cittadini chiedono rispetto ai servizi sanitari e sociali. Quindi una risposta importante che ci ha visto convintamente sostenere questa manovra. Si tratta di uno strumento importante per quanto riguarda il futuro della Toscana e dei toscani. Due giorni di intenso dibattito dove
come maggioranza siamo stati aperti anche ad ascoltare le ragioni e i contributi dati dalle minoranze. Abbiamo accolto quelli che ci sembravano utili ed integrativi della proposta che è arrivata dalla Giunta. È uno strumento che servirà per superare le criticità che sono state lasciate dalla pandemia e che sono state prodotte anche dalla guerra in termini di caro energia, in termini di inflazione, difficoltà con le quali si stanno confrontando ogni giorno le famiglie e anche le imprese. Ma sarà anche uno strumento che potrà contare per la prima volta dopo anni su delle importanti novità, vale a dire la possibilità di utilizzo delle risorse del PNRR e la possibilità di utilizzo dei fondi strutturali europei, quelli tradizionali, quelli del settennato 21-27, che però sono circa 1 miliardo in più della scorsa programmazione. Ecco, noi siamo intervenuti come gruppo del Partito Democratico sia all'atto della comunicazione prima della costruzione del piano, ma anche con emendamenti per migliorarlo e per renderlo uno strumento che serva davvero alla Toscana e ai toscani per essere una regione più moderna, una regione che sostiene le proprie imprese, ma una regione anche attenta alla coesione sociale e quindi a tutti gli aspetti sociali perché nessuno rimanga indietro. È stato un lungo confronto tra i consiglieri e i gruppi politici sul programma regionale di sviluppo. Tanti gli emendamenti presentati da parte di tutte le forze politiche. Ne sono stati approvati 25 della Lega, che toccano i temi principali quali la sanità, ripensare i distretti sanitari, l'autonomia regionale, l'inclusione e la coesione sociale. Il Consiglio ha approvato 18 emendamenti di Fratelli d'Italia, che ha puntato a inserire in ogni provvedimento una valutazione di impatto generazionale sui giovani e tocca questioni relative alla digitalizzazione, alfabetizzazione digitale. Voto positivo anche su 3 emendamenti del Movimento 5 Stelle, uno che punta alla rimozione della barriera di Vada e il ripristino della funzionalità senza pedaggio nel tratto finale della 12 e su 2 emendamenti di Forza Italia. Arriva in discussione con 2 anni e mezzo di ritardo quasi il piano regionale di sviluppo, un atto strategico per la regione toscana. Un piano su cui ulteriormente la maggioranza si è nascosta perché non sono state fatte le giuste audizioni che meritava il piano regionale di sviluppo. Una sola audizione durata tutto il giorno dove sono stati convocati più di 70 utenti di tipo diverso, associazioni di categoria, associazioni sindacali, mondo dell'agricoltura, mondo dell'università. Ecco, noi abbiamo iniziato un percorso dopo che è arrivato agli occhi dell'opposizione, della Lega e del centrodestra, di audizioni e di confronto come avrebbe dovuto invece fare la maggioranza sul piano regionale di sviluppo. Abbiamo avuto incontri con tutte le associazioni di categoria, con quei sindacati non ideologici che hanno risposto positivamente alla nostra richiesta di confronto. E abbiamo iniziato un percorso che oggi ci porta alla presentazione di più di 100 emendamenti e altrettanti anche con le altre forze di centrodestra per andare a discutere e provare a dare dall'opposizione un nuovo volto alla Toscana. Si parla della sanità mettendola esclusivamente tra gli ultimi posti come priorità nel piano regionale di sviluppo, scrivendo una paginetta sulla sanità e ricordiamo essere l'80% del bilancio della regione toscana. Non si parla e non si approfondiscono i temi delle liste d'attesa, della carenza dei medici, della carenza degli infermieri, della problematica strutturale dei pronti soccorso. Noi come Lega abbiamo fatto un tour in tutti i pronto soccorsi della Toscana, abbiamo visto come in maniera difficoltosa lavorano i nostri medici, i nostri infermieri e di questo purtroppo nel piano regionale di sviluppo non si parla. Si fa un accenno a un disastroso piano regionale dei rifiuti che andremo, spero mai, però purtroppo ad approvare dopo la pausa estiva, dove anche lì in maniera ideologica si toglie tutto quello che riguarda il tema appunto dei rifiuti speciali, ci si concentra esclusivamente pochissimo anche su quella che sono i rifiuti urbani, non si gestisce bene il tema della governance. Si tolgono gli inceneritori per una scelta ideologica da parte dell'assessore Monni.
Prima cosa da rilevare sul PRS è che si tratta di un documento fondamentale per una regione e proprio come tale dovrebbe arrivare a inizio della legislatura. È il panorama politico all'interno del quale un'amministrazione dice di muoversi e promette di muoversi per il raggiungimento di obiettivi e risultati. Il fatto di ritrovarla a metà mandato fa capire ciò che noi sosteniamo da tempo sul Presidente Gianni e sulla sua giunta, cioè che si naviga a vista, che le iniziative dal punto di vista delle delibere ma anche delle leggi e degli stanziamenti di bilancio sono fatti sulla contingenza del momento, sull'emergenza, quindi nessuna pianificazione, nessun progetto di più ampio respiro e addirittura siamo al paradosso che quella che dovrebbe essere un atto di modifica del PRS, cioè il DEF, quello che perlomeno lo dovrebbe declinare o modificare, si ritrova a essere discusso nella stessa seduta di aula. E la cosa ancora più grave è che all'interno di questi documenti troviamo, con l'esclusione degli indicatori che per la prima volta appaiono in questi documenti e che da molto tempo chiediamo, l'unica differenza, dicevo, è soltanto nel fatto che vengono spostati al futuro il raggiungimento di obiettivi di cui noi sentiamo parlare dal 2015. E che tutte le responsabilità della mancata attuazione di tutto ciò che riguarda la coesione sociale, la Toscana diffusa, una sanità che sia davvero sul territorio, una lotta alla povertà, alle diseguaglianze, tutti questi obiettivi che dovevano già essere raggiunti a fine del 2020 sono stati spostati nel futuro appunto con degli indicatori che secondo noi sono estremamente generosi dal punto di vista diciamo della capacità che dovrebbe avere invece la Regione Toscana e per il resto sono sempre gli stessi progetti triti e ritriti che fondamentalmente vengono diciamo riproposti con delle piccole varianti che è quello che ci chiede l'Unione Europea e con la speranza che il PNRR, il nuovo settennato europeo, riesca a dare soccorso. Di fatto un emendamento va a sostegno di tutti i toscani che fanno sport agonistico ma eventualmente hanno un reddito che gli consente di poter sostenere l'attività e la pratica sportiva affinché Regione Toscana intervenga in questa direzione. L'altro è su un punto dolente che viene compreso e non compreso e riguarda uno dei pilastri del piano regionale di sviluppo che è la digitalizzazione, ovvero lavorare all'alfabetizzazione dei toscani, cioè secondo noi dobbiamo tornare a mettere in campo investimenti fortissimi affinché i toscani, come diceva Casati dell'Insorgimento, sappiano leggere, sappiano scrivere e far di conto, in questo caso con la digitalizzazione. Inutile avere le connessioni che mancano, inutile avere l'accessibilità a internet postando tutto sulla rete, bandi, richieste, quindi il godimento di diritti passano dal cartaceo al digitale e poi abbiamo chi o non ha una connessione, non sa accedere e eventualmente non sa come si formula o si fa presente un bando. Una stessa storia che abbiamo già conosciuto durante la campagna vaccinale. Persone che non sapevano prenotarsi, caos totale. Questo non ha insegnato niente, noi avevamo chiesto, ma abbiamo anche ottenuto in parte, di investire in digitalizzazione per recuperare il gap generazionale e intragenerazionale che anche in Toscana sussiste tuttora nell'accedere sostanzialmente a tutti i servizi che stanno passando in rete. È un giudizio negativo, ma un giudizio negativo però con alcune distinzioni. Anzitutto credo che non sia ammissibile discutere di un documento che è atteso ormai da 2 anni e mezzo in totale assenza della Giunta regionale. Noi parliamo del documento principe che dovrebbe caratterizzare l'azione amministrativa, a maggior ragione in un momento in cui la Toscana in una fase di post pandemia dovrebbe vivere con diciamo slancio anche quelle che sono le sfide del futuro, in particolare le sfide generazionali. Ecco, è inaccettabile per noi che un presidente di regione parli tra le 10 e le 11 di sera senza di fatto rispondere nel merito a nessuna delle censure seppure puntuali che sono state fatte dalla Corte dei Conti, ma anche rispetto a dei temi che sono cruciali. Noi viviamo un momento difficile, un momento in cui l'inflazione morde, in cui ci sono difficoltà per le famiglie, in cui ancora non sappiamo bene il destino di alcune realtà economiche partecipate dalla Regione Toscana. Ecco, in questo contesto sentir parlare di una Toscana che viene definita del fare, quasi in una sorta di modo quasi di snobbare il Consiglio regionale che legittimamente diciamo cerca anche di riportare un po' l'attività della Giunta nell'ambito di un puntuale riferimento non solo alla programmazione ma soprattutto a ciò che diciamo dovrà essere fatto appunto per risolvere alcune vicende critiche. Ecco, io credo che questo diciamo denoti un atteggiamento che in qualche modo non può essere accettato. Regione Toscana.
Il Consiglio regionale.